l'usignolo del Friuli, e partiamo immediatamente con l'ultima parte. Adesso andiamo a vedere anche la sera, eh. Intanto partiamo immediatamente col grandissimo Massimiliano. Elenco un attimo Massimiliano, un po'. Eccola lì la Giovanna d'Arco del Friuli Venezia Giulia, la signora Canneparo. Bene. Vai un attimo, andiamo con i sbandieratori. Gli sbandieratori, sì. E ci ricordiamo di Massimiliano I, l'imperatore, che fu il primo sovrano d'Asburgo di statura veramente europea. Il suo regno ha segnato per Cormons l'inizio di 400 anni di storia asburgica. È nato nel 1459 vicino a Vienna ed è stato un personaggio dal multiforme, amante dell'arte, della musica, della letteratura, però anche dei tornei, della guerra. Benissimo, allora andiamo invece con le persone che hanno che hanno partecipato a questa grande manifestazione. La signora Canneparo, sì, che combatte per questa manifestazione, perché ci sono pochi contributi, quest'anno ha dovuto stringere un po'. Chi sì, erano? I partecipanti erano la compagnia Espadrones di Bratislava, gli sbandieratori e musici della Contrada Bassa di Noale, l'associazione naturalistica Amici del Falco, gli sbandieratori e tamburi Leon Coronato di Spilimbergo, e poi i gruppi storici che erano Spilimbergo, Gemona, Mortegliano, Ventone, Borgo Pracchioso, Borgo Sette Stelle, Cormons e Mercato Storico di Noale. Benissimo, allora vogliamo dire all'assessore De Anna, assessore allo sport, la signora Treganti, che qua la gente c'era. Allora c'è una manifestazione che porta gente, porta turismo, porta movimento, no? Tu che sei giovanissima, vedi queste cose, sì, no? Sì, anche molti bambini, no? Esatto. Come abbiamo detto, appunto, che possono vedere queste bellissime cose. Ecco, allora... E sono impressionati proprio. Ecco, allora dobbiamo dire che questo incita a venire nel Friuli Venezia Giulia, perché sono manifestazioni molto belle. Diciamo che tantissimi anni fa si faceva questi bei tornei, questi tornei a cavallo, queste spade, queste guerre con gli antichenecchi, con i veneziani, erano cose veramente impressionabili, veramente incredibili, come si dice, no? Però naturalmente Friuli Venezia Giulia non si pensa a queste cose, si ruba in Lazio, si chiede perdono e dopo tutte le cose vanno avanti. Allora signora Canneparo, la che chiedi perdono, può darsi che arriverà altri schei, chissà cosa che bisogna fare in questa terra delle lacrime, no? Chissà. Insomma, hanno tagliato i fondi e questi non si sono più potuti fare con i cavalli, queste bellissime cose in più ma che certo, c'erano. Ma certo, erano delle cose veramente belle, i tornei con i cannoni, ma cose veramente mega galattiche, diciamo, incredibili, impressionabili. Purtroppo sono costose, quindi... Però comunque una regione deve capire dove che può investire i soldini e far venire la gente, no? E se no... Bene, qua abbiamo invece i sbandieratori di Spilimbergo, guarda il Maradona, lo vedi? Con i piedi, ancora veramente molto belle, no? C'erano i falchi, c'erano i bambini tutti contenti, dopo vanno a casa a fare le spade, giocano a casa, invece così dopo invece no, va sul computer e tutte queste cose, non vuoi che le freghi agli assessori, oggi non abbiamo neanche dove vanno i bambini, oggi se non li mettiamo nella via, dopo crescono senza idee, senza niente, no? Sì, devono essere spronati a fare anche qualcos'altro che non sia stare solo davanti alla TV, davanti ai videogiochi, computer, appunto. Certo, davanti ai telefoni, tutte queste cose qua, è no? Vero, ecco. Bisogna vedere altre cose più nuove. Sì, bisogna invogliarli a fare altre cose, dopo alla fine, quando che finirà il computer e tutte queste cose, non c'hanno idee, non c'hanno spazio, no? Ecco. E bene. Poi sono comunque cose tradizionali, quindi anche i bambini devono un po' conoscere la tradizione, già da piccoli, così poi si fanno anche una sorta di cultura, no? Esatto, devono capire, guarda che roba, ma se no, signor sindaco di Gorizia, visto che l'ha preso la Mitte d'Europa, se prendi anche questa manifestazione qua, non so, mica lo dico in dialetto, perché lui è toscano, no? Sei toscano, lui è il sindaco di Gorizia, no? E se non un toscanaccio, no? Che pensa, no? Sai che i toscani in che gira le travegole e pensa dove se può tirar per avere un po' di turismo, no? Non so, porti a Gorizia anche questo, così Piazza Vittoria la potremmo adoperare per quelle cose là, o se no Baiamonti, visto che i cavalli non era, portiamo questo al nostro sindaco Romoli, dai, signori, perché dopo De Anna, la Seganti e tutti quanti, a Gorizia arriva, può darsi che dopo arrivi anche a Gorizia.
Scherziamo, signora Giovanna d'Arco, signora Cannepparo, adesso andremo a vedere la notte. Vedrai che festa. E dopo dici che non c'è movimento, no? Che non richiama gente. Questo è stato dalla mattina fino alla sera, fino a mezzanotte, questo giro, questo movimento. Mangiare, feste, giochi, cose, mangiafuoco, cose veramente speciali, no? Guarda le spalle, ti faccio vedere un attimo un po' come si combatteva in quell'epoca, no? Eccolo là. Cosa dici? Con questi capelli lunghi. Certo, in quell'epoca era così, sono... queste sono le controfigure del grandissimo Gladiatore. Del grandissimo film Gladiatore, mica niente, sono personaggi di alto livello, di qualità. Esatto. Eccoli. Anche le donne che vedi che hanno la cimitarra? Hanno la cimitarra come i turchi. Sì. Vedi? Comunque diciamo che siamo a Cormos, siamo alla 26esima rivocazione storica, ultima parte. Abbiamo, come ti dico, la presidente della Proloco, la signora Cannepparo, che quest'anno le ha dato la nomea della Giovanna d'Arco del Friuli, perché naturalmente lei combatte per la sua manifestazione. Giovanna d'Arco combatteva per la riunificazione del Regno di Francia, lei invece combatte per la manifestazione che torni a rivivere, no? Ecco qua, avevamo visto Massimiliano con la sua sposa giovanissima. Guarda quanta gente, guarda, vedi o no? Sì. Benissimo. Sono riuniti veramente in gruppo, in tanti. Bene, sentiamo la voce l'usignolo del Friuli. Eccoli qua, adesso andremo a vedere quei squadrones che faranno la battaglia notturna, Ecco, guarda quanta gente, guarda che roba a Cormons per questa grande festa. Eccoli qua, guarda i bambini, guarda che roba. Bene, diciamo, lavoravano tutti. E come che a Gorizia, no? Cioè, ecco qua, vedi, qua c'è la scherma a rallentatore. Vedi come si muore a rallentatore. Guarda che bello, guarda, fai attenzione. E che ben fatto, Hai sembrava visto? Veramente che fossi stato tu a mettere il rallentatore, No, invece no. E invece no. Ma sono professionisti. È fatto da loro. Guarda. Sono professionisti, Si vede, sì. Scusa, personaggi che veramente, e la signora sa, è un peccato che non si possa fare... questi bei tornei a cavallo, no? Che era bellissimo.